Ci eravamo lasciati col dubbio se si sarebbe ricandidato o meno, possiamo sciogliere questa riserva. Intanto sono convinto, Mario, è fortunato che mi dai da lei, mi sento più importante, sono contento. Credo di sì, tanti me lo chiedono, ma non sono contenti. Però quelli che non sono contenti mi dicono, non sono tutti amici nella vita, lo so, non è una tavolata dove tutti si vogliono bene, ma questo succede dappertutto. Centrosinistra ha presentato la coalizione, una coalizione unita con tante anime diverse. Cosa ne pensa con questo candidato sindaco? No, lei, la Ilaria Cristiani è una ottima persona, secondo me. È una persona capace. Io la stimo, è una persona per bene che sarà in grado di fare il sindaco meglio di De Paoli, e se De Paoli l'ha fatto meglio di Cattaneo vuol dire che la città sale di livello, alziamo l'asticella. Io avrei voluto fare anch'io il sindaco, sai che io ho come aspirazione segreta di fare il sindaco. Ho trovato un giorno Cattaneo, ma tutti i candidi, ma dico guarda, se hai fatto il sindaco tu l'ha fatto De Paoli, posso farlo anch'io. Cattaneo si è arrabbiato, ha detto no, nessuno può confrontarsi con me, lui crede di essere un gradino sotto Dio, e invece qualche pecca ce l'ha anche lui. Ha citato anche De Paoli, cosa ne pensa di questa lista autonoma con cui si è presentato Cittadini per De Paoli? Che ho visto che fa la biciclettata. Allora, intanto non vuol dire che se tu vai in bicicletta sei no oil, cioè tutti siamo contro l'inquinamento, dopodiché bisogna prendere degli atteggiamenti, delle decisioni conseguenti per ridurre l'inquinamento, lo smog, eccetera, eccetera. De Paoli secondo me non ha fatto niente. De Paoli secondo me rischia di non fare neanche il seggio per se stesso. E io penso che le cose non dovevano andare così. Sono andate così perché la macchina non l'ho guidata io, l'ha guidata il PD, si sono parlati un po', non sono andati tanto d'accordo, hanno finito con lo scontrarsi. Veniva De Paoli incalzarlo quando era il momento, durante la legislatura, fargli sentire il fiato sul collo e fargli capire che c'eravamo anche noi. Invece lui si è creduto un uomo solo al comando e noi abbiamo sempre portato la borraccia. Adesso non venga a dire che è colpa nostra, perché al prossimo dibattito, quando si alzerà a dire il gruppo consigliare non mi ha appoggiato, Furini gli risponde.